Tra voi e me vi è qualche differenza. Sulla locanda tanto vale il vostro denaro quanto vale il mio. Ma se la locandiera usa a me delle distinzioni, mi si convengono più che a voi. Per qual motivo? Io sono il marchese di Forlimpopoli. E io sono il conte d'Alba Fiorita. Sì, conte. Contea comprata. Io ho comprato la contea quando voi avete venduto il marchesato. Oh, basta! Sono chi sono! E mi si deve portare rispetto. Ma chi ve lo leva il rispetto? Voi siete quello che con troppa libertà parlando... Io sono in questa locanda perché amo la locandiera. Tutti lo sanno. E tutti debbono rispettare una giovane che piace a me. Questa è bella. Voi mi vorreste impedire che io amassi Mirandolina? Ma perché credete che io sia in Firenze? Perché credete che io sia in questa locanda? Bene, voi non farete niente. Io no, e voi sì. Io sì e voi no. Io so chi sono. Mirandolina ha bisogno della mia protezione. Mirandolina ha bisogno di denari, non di protezione. Denari? Non ne mancano. Io spendo uno zecchino al giorno, signor Marchese, e la regalo continuamente. E io quel che so, non lo dico. Voi non lo dite, ma già si sa. Beh, no, non si sa tutto. Sì, sì, il caro signor Marchese si sa. I camerieri lo dicono. Dove Paoletto il giorno, ma... Beh, a proposito di camerieri, vi è quel cameriere che ha nome Fabrizio. Mi piace poco. Farmi che la locandiera lo guardi assai di buon occhio. E può darsi che lo voglia sposare. Sono 6 mesi che il di lei padre è morto solo. Una giovane alla testa di una locanda si troverà imbrogliata. Se ti marita a me, le ho promesso 300 scudi. Se si mariterà, io sono il suo protettore. E farò io! E so io quel che farò. Sentite, venite qui. Facciamola da buoni amici. Diamole 300 scudi per uno. Quel che io faccio lo faccio segretamente. E non me ne vanto. So chi sono. Ehi, di là! Spiantato, povero e superbo. Mi comando, signore. Signore, a chi ti ha insegnato la creanza? La perdoni. Dicemi, come sta la padroncina? Va bene, illustrissimo. È alzata dal letto? Illustrissimo, sì. Asino! Perché illustrissimo, signore? Ma che cos'è questo illustrissimo? È il titolo che ho dato anche a quest'altro cavaliere. Fra lui e me vi è qualche differenza. Sentite? Dice la verità, c'è differenza. Me ne accorgo nei conti. Dite alla padrona che venga da me, che le ho da parlare. Eccellenza, sì. Ho fallato questa volta. Va bene. Sono 3 mesi che lo sai, ma sei un impertinente. Come comanda, eccellenza? Vuoi vedere la differenza che passa fra il signor Marchese e me? Cosa vorreste dire? Vieni, ti dono uno zecchino. Fate anche di che ne doni un altro. Grazie, illustrissimo. Eccellenza. Non getto il mio come i fatti. Va. Illustrissimo signore, che il cielo lo benedica. Eccellenza, qui finito. Quello del suo paese non vogliono essere titoli per farsi intimare. Vogliono essere quattrini. Voi credete di soverchiarmi con i regali, ma non farete niente. Il mio grado val più di tutte le vostre monete. Io non apprezzo quel che vale, ma quello che si può spendere. Sì, spendete pure a rotta di collo. Mirandolina non fa stima di voi. Con tutta la vostra gran nobiltà, credete voi di essere da lei stimato? Vogliono essere denari. Ma che denari? Vuole essere protezione.
Esser buoni, un incontro, mi fa anche se. Esser buoni, un incontro, di prestar 100 doppie. Farsi portare rispetto, bisogna. Quando non manco di denari tutti rispetto. Ma non sapete quel che dite, io non sapete meglio di voi. Amici, che cos'è questo rumore? Vi è qualche dissensione tra di voi altri? Si disputava sopra un bellissimo punto. Sì, il conte disputa meco sul merito della nobiltà. Io non levo il merito alla nobiltà, ma sostengo che per cavarsi dei capricci vogliono essere denari. Veramente, marchese mio? Non su, parliamo d'altro. Perché siete venuti a simil contesto? Per un motivo il più ridicolo della terra. Bravo, il conte mette tutti in ridicolo. Il signor Marchese ama la nostra locandiera. Io l'amo ancora più di lui. Egli pretende riconoscenza come un tributo alla sua nobiltà. Io la spero come un compenso a mia attenzione. Pare a voi che la questione non sia ridicola. Ma bisogna sapere con quanto impegno io la proteggo. Lui la protegge. Io spendo. In verità non si può contendere per ragione alcuna che lo meriti meno. Una donna vi altera, vi scompone. Una donna. Che cosa mai mi conviene sentire? Una donna. Io certamente non vi è pericolo che per le donne abbia che dir con nessuno. Non le ho mai amate. Non le ho mai stimate. E ho sempre creduto che sia la donna per l'uomo una infermità insopportabile.